Amici, Saviano Web TV e la rubrica Zanzibar vi danno il ben ritrovato. Oggi 18 maggio 2016 siamo ospiti del bar Vito Mastupito che si trova in Saviano al Corso Italia. Grazie per l'ospitalità agli amici e al personale che ci coccola e ci vizia. Stasera abbiamo con noi un ospite abbastanza noto all'ambiente savianese e a tutti i frequentatori del web. È l'amministratore di una nota pagina Facebook e di un blog che portano lo stesso nome, Saviano Non Bolla. Il nostro amico si chiama Gennaro Scogliamillo, penso che voi tutti o la maggior parte lo conosciate. Caro Gennaro, inizio con una domanda e poi andiamo a ruota libera su quello che può essere le cose che più ti interessano. Io ci avevo qualcosa appuntato, se lo trovo, ecco qua. Una cosa che negli ultimi tempi sulla pagina è emersa, più di uno ha detto: ma nella scorsa tornata elettorale, io la risposta la so, però la devo fare, nella scorsa tornata elettorale perché non ti sei messo in gioco? Allora, buonasera a tutti la prima cosa, e poi volevo rispondere a questa domanda perché nella tornata passata delle elezioni del 2012 non c'erano i presupposti, perché non c'era una squadra pronta, non c'era la volontà di, anche perché sapevamo che la corazzata Sommese e la corazzata Strocchia erano due inattaccabili. Erano proprio delle super corazzate che nessuno avrebbe, e poi l'abbiamo visto con Tafuri che ha fatto una magra figura non ottenendo nemmeno un seggio. Quindi è stata proprio una scelta di vita, una scelta di ponderata a lungo, e quindi ci sono stati i presupposti. Credo che questa volta forse ci sia qualche piccolo margine per poter pensare a una lista, a fare qualche cosa. Benissimo. Pagina Facebook, blog. Da più parti ti si accusa di un linguaggio forte, di appellativi usati a raffica su più persone. Per farlo significa che tu condividi questa linea della pagina. Puoi spiegare a tutti il perché di questo atteggiamento, visto che lo trovi giustificato? Cioè, io non è che uso, sono d'accordo con dei termini che uso che sono molto forti, molto diretti. Non mi piace fare giri di parola, io sono fatto così, sono molto diretto e mi piace dire le cose, quello che penso lo dico, può darsi che poi dopo mi penta di quello che ho detto, ma non so chiedere scusa, non so, e so anche che posso offendere qualcuno, ma a Saviano si sa, alcune cose se non le dici in faccia, direttamente alle persone, e fai i giri di parola, fai la solita politica sporca che sanno fare loro, e quindi io non sono così, sono diretto, so di avere torto su alcune cose, ma il torto me lo prendo io e vado avanti per la mia strada, è così. Esco fuori dal ruolo di conduttore e dico che veramente con molta gioia ho trovato uno spunto di genuinità e di sincerità in queste ultime parole di Gennaro, che mi fa veramente piacere, ti fanno onore. Gennaro, la calunnia e la verità, cioè come definiresti questi due termini? Io credo che se uno è nel giusto non esistono calunnie, ma esiste solo la verità. Se uno sa quello che dice, se uno sa dove andare a parare, è sicuro che non calunnia, dice le cose come stanno. Quindi altri la possono intendere come una calunnia. Io che la ritengo una verità, non vedo una linea di demarcazione tra le due cose. C'è un muro. Un muro proprio, non una linea, ma un muro. Quindi io credo che questo muro venga visto da me così. Non c'è la calunnia e la verità. Per me è verità e non è calunnia. Quindi quello che per me è vero non posso dire che per gli altri non possa essere calunnia. No, sono d'accordo su questo. Io parlavo del fatto di dare una definizione a quella che è la parola verità e la parola calunnia. Quindi la verità è tutto quello che dice la parola, è verità. La calunnia è il contrario della verità. Se quindi, io credo che tu forse ti riferisci a delle parole che ho detto pure su di te. A questo in genere. No, io ti voglio chiarire questo. E sai perché? Sono convinto che tu l'abbia detto con un po' di malizia questa cosa. Ma è più che altro è per capire. È per capire.
Io credo che chi ottenga qualche cosa non possa dire che si calunni quelle cose. Per esempio, tu parliamo tra di noi adesso, usciamo fuori dall'intervista. Tu fai parte di un gruppo, l'Accademia degli Svevi, giusto? Io non ho capito bene con quale criterio il Comune abbia assegnato all'Accademia degli Svevi un piano intero dell'orfanotrofio a Lotta. Non so, ci sono altre associazioni che sono presenti sul territorio da tanto tempo, come Arci Masariello, come i ragazzi che stanno in piazza, il forum, che pagano un affitto. Non vedo perché l'Accademia degli Svevi, quale sia l'utilità dell'Accademia degli Svevi a Saviano, che ha avuto quel piano su all'orfanotrofio a Lotta, dove pure l'hanno avuto l'Associazione Nazionale Carabinieri, che in qualunque posto d'Italia paga l'affitto, e qua a Saviano non lo paga, sta nell'orfanotrofio a Lotta. Potremmo sfruttare questi spazi molto meglio per delle cose più utili al paese. Ok, detto questo, al di là del fatto che non è l'ambito in cui ti posso rispondere, ti dico solo che la risposta ti è stata data ufficialmente sul blog, sulla pagina dell'Accademia degli Svevi, dove ti è stato detto che c'è un contratto. Aspetta, scusami, le avete dato su Sciano Notizie. Mi avete, sì, ma l'Accademia, avete risposto anche, in modo sulla pagina di Accademia degli Svevi. Però aspetta, scusami se ti interrompo. Il problema è questo: voi avete detto che avete a titolo oneroso. Io non ho capito che cosa vuol dire titolo oneroso. Vabbè, al di là del fatto che si possono, ecco, a parte il fatto che si possono consultare, titolo oneroso. A parte il fatto che si possono consultare il dizionario per capire titolo oneroso. No, io lo significa consulto. È una cosa che costa, sì, è una cosa che costa. Però non ho capito qual è il nome. Poi perciò ti ripeto, non è che ognuno si sveglia la mattina, va su un blog o su una pagina e chiede, e l'altro è obbligato a risponderti, perché tu altre cose hai anche detto. Perché non rispondete su Saviano? Ma tu perché non hanno da chiedere al comune, a chi è competente, che tenga quella cosa, se vuoi delle notizie? Ma stai bruciando un attimo gli 8 minuti, a me va bene qualsiasi cosa. Ti ripeto, la risposta ti è stata data ed è scritta, cioè non è chiacchiere da bar, e ti è stato detto che è onerosa. Non è chiara la risposta. Evidentemente ti devi informare, anche perché. Mi informerò. Anche perché io mi sono già informato. Ma io mi. Se sei già informato, allora sai qual è l'onere. Perciò tu hai detto qual è il non era questo, se proprio vuoi sapere, se proprio lo vuoi sapere, perché lì era una domanda che era fatta, invece per l'affermazione, se proprio lo vuoi sapere, è dire ad esempio che un certo tizio stava facendo praticamente sopralluoghi, a quale titolo fa sti sopralluoghi, quali sopralluoghi mi hai visto fare o ti hanno detto che abbia fatto? No, so che stai molto impegnato. No, è diverso, io so dal fatto di dire vai facendo i sopralluoghi con testa verde, a quale titolo, perché le parole precise sono queste: vai a fare i sopralluoghi con testa verde, a quale titolo vai a fare? Ma sei molto impegnato con l'ufficio ambiente del comune di Saviano. No, che significa impegnato? E tu pure sei molto impegnato con il comune. Ma io sono per fatti miei, però io non sto col comune, io sono per. Ma chi ti ha detto che sto col comune? Io sono per fatti miei, chi ti ha detto che sto col comune? Vabbè. Non bruciamo gli 8 minuti. Non voglio, sei tu che l'hai messo in mezzo, però sei tu che hai affermato che io sto con il stiamo bruciando gli 8 minuti. per me puoi andare avanti tranquillamente, perché io non ho altri scopi, se non quello che hai visto. Ho organizzato con il dottor Testa Verde un evento a livello regionale che non aveva organizzato nessuno, ed è un seminario sui rifiuti prodotti dalle imprese edili, che è il mio campo perché sono tecnico. Stop, se hai visto altre attività lo puoi dire, c'hai televisione, tiene blog, tiene però se dici altre cose. Mi fai bruciare gli 8 minuti adesso. No, non ti faccio bruciare niente. No. Andiamo avanti. Di che cosa vogliamo parlare adesso? Niente, a parte queste cose, io avevo un'altra domandina che era: se ritieni che una cosa poi detta sia inesatta, ti sembra giusto che uno ti dica ci ho sbagliato, scusa, ma anche senza chiedere scusa, ti ho sbagliato. Ma te l'ho detto prima. No, ho fatto la premessa, l'hai detto, e quindi era una domanda, ma mi ha bruciato perché l'avevi detto, non ti riesce di dire scusa. Ma non è che non mi riesce, no, io credo di essere nel giusto, quindi essendo nel giusto, credo allora, che non allora ci sta proprio in un muro, cioè, no. Vabbè, c'è il muro, cioè, perché, hai ragione. Perché se io dico Gennaro si è pigliato te, e poi dico, no scusate, si è pigliato un caffè. Lo dico perché ho visto, ma sì, dico, io mi sono convinto che devi piare tutte le gare Gennaro, e allora ci stanno muri. Vabbè, andiamo oltre. Social e politica.
sto diciamo connubio o comunque questo intreccio che si sta manifestando negli ultimi anni con l'avvento dei social, ritieni che sia una cosa giusta? E se è giusta, quali possono essere gli scenari futuri? Io credo che i social servano molto, servono a svegliare la gente, servono a far capire cose che noi non sapevamo prima. Per esempio, la barzelletta dell'ultimo consiglio comunale che non si è tenuto, non si sarebbe mai saputo se noi con i social non avessimo detto alla popolazione quello che è successo. Cioè il fatto che io devo dire le cose come stanno, il vice sindaco che ha il padre nella commissione edilizia riesce a tenere in scacco un intero consiglio comunale che non fa, non si presenta, l'intera maggioranza non si presenta e fanno una riunione dal sindaco nell'ufficio del sindaco. E a questo punto credo che sia la democrazia se ne sia andata a quel paese. Non ritengo giusto che un solo individuo, una sola persona della maggioranza riesca per un conflitto di interessi a non far tenere un consiglio comunale. Il social serve perché gli allagamenti a Saviano li vediamo noi che siamo al centro, io sono di Corso Umberto, chi sta in campagna non li vede perché lì è meno sentito il problema. E quindi il social serve per far capire alla gente, per tenere informate le persone. In campagna c'hanno qualche altro problema, tengono proprio i fogni. Ce l'hanno, vabbè, però noi, no, dico, noi che lo il vediamo, problema è diffuso per il paese, noi in modo diverso. Quotidianamente sì. Sappiamo i disagi che provoca. Ma sicuramente. Che provoca, e che il social serve perché l'ultima intervista che avete fatto al sindaco Sommese, lui dice in merito alle fogne, perché le fogne non sono state terminate, perché ci stanno ancora questi disagi, lui dice ho dovuto dire una bugia a fin di bene. Cioè noi siamo un paese di 16.000 abitanti, non siamo 16.000 cretini. C'è un sindaco che non risolve il problema degli allagamenti e dice ho dovuto dire una bugia a fin di bene in merito alla data di scadenza dei termini previsti per le fogne, io credo che sia un sindaco che non meriti rispetto a questo punto, perché il social serve proprio a questo. Voi avete avuto il merito di mettere quell'intervista, io l'ho sentita, l'ho ponderata bene e quando un sindaco ti dice così credo che non meriti nemmeno il saluto, perché dire ho dovuto dire una bugia a fin di bene ci ha preso 16.000 crediti a Saviano. Ecco qua. Quindi questa è la... Puoi andare oltre, insomma, ad esempio, se hai, visto che in qualche modo stiamo aprendo il ventaglio delle cose, anche una cosa che riguarda noi, no? Perché poi tu sulla tua pagina noi siamo comunque presenti in modo particolare. Sì. Saviano Web TV, che io vi devo dire la verità, vi reputo molto filo amministrazione, ve lo dico in faccia, ve lo dico sinceramente perché... fino adesso, a parte Vincenzo Dufan ed me che mi avete onorato questa sera di fare questa cosa, ho visto solo sindaco Cappella, Ambrosino, poi c'è stato Alessandro Amato che è venuto su da voi, sì, per rispondere, diciamo un'autoproduzione, sì. era una risposta che aveva dato sul campo sportivo, credo. Ecco, noi cittadini savianesi ci sentiamo presi in giro, da 30 anni, da 40 anni. Noi avevamo un campo sportivo che ci invidiava tutto il circondario, tutto il Nolano. Adesso abbiamo un campo che possiamo fare massimo la prima categoria. Non abbiamo un tappetino di verde come ce l'hanno tutti i campi che si rispettano. Hanno rubato soldi, lo sanno tutti, perché non si possono spendere tutti quei soldi ed avere un campo in quelle condizioni. Abbiamo speso 550.000 euro per una piscina che non abbiamo, una ditta che fa il 40% di ribasso. Dovete dire a me come fa a fare i lavori, tu che sei un tecnico, credi che sia un po' esagerato il 40%. Abbiamo 550.000 euro senza avere una piscina. Le opere pubbliche in mano ai privati sono a costo zero, nessuno paga l'affitto e c'è addirittura qualcuno che mi dicono, però non ho... Che prenderebbe anche la corrente, che non pagherebbe la corrente, questo poi non lo posso accertare veramente, se ci saranno i presupposti, voi lo sapete che io sparo a zero su tutti, quindi le opere pubbliche, abbiamo un campetto che ci è costato quasi 600.000 euro, è stato un anno chiuso
è grazie solo alle nostre segnalazioni, ai social, ecco l'importanza del social. È stato riaperto, è stato ripristinato, anche se so che non pagano l'affitto, non lo pagano da parecchio tempo. E qui esorto l'assessore Ferrara a prendere provvedimenti, oltre ad far aprire il campetto, a farsi corrispondere la somma arretrata del dovuto, di quello che deve. Abbiamo la situazione rifiuti che è sotto gli occhi di tutti. Testa Verde, devo dire la verità, devo dire una cosa su Testa Verde. All'inizio mi è piaciuto, ha fatto un paio di operazioni che sono state, e io l'ho anche elogiato, se avete seguito il Saviano Lombardo. Poi non lo so, è come se si fosse buttato giù. Poi ho saputo che era amico di Cappella, e quindi a me, lo sapete, come vengo a sapere queste cose, subito faccio terra bruciata. Dici in Francia, è scaruto lo cuore. Bravo, mi è scaruto lo cuore. E quindi, non lo so, abbiamo un ufficio tecnico, dobbiamo stendere solo un velo pietoso. C'è un fantasma capo ufficio, l'ingegnere Falco, per me è il fantasma del Louvre, Belfagor lo devo chiamare, perché non si vede mai, e quel poco che sta lì fa solo danni. Cioè, tu sei un geometra, sei un tecnico, ma quando si scrive lavori eseguiti a regola d'arte, ma si fa un sopralluogo, si va a vedere se è stato messo, se i soldi sono stati spesi equamente, tutte queste cose. Cioè, questi scrivono eseguiti a regola d'arte e pagano, ma non sa il campo sportivo è eseguito a regola d'arte, la piscina è eseguita a regola d'arte, ma dove stanno? Che utilità danno al paese? Non danno nessuna utilità, quindi noi dobbiamo, l'amministrazione che è sorda ai nostri richiami. Noi per avere le carte del campo sportivo col forum per Saviano, che c'era Frastuono, c'era il PD, c'ero io, c'eravamo tanti amici, Gabriele Pierro pure, ci abbiamo messo un anno per avere gli atti, ma non esiste, un'amministrazione seria queste cose non le fa. Poi abbiamo un'opposizione silente e collusa, l'opposizione proprio zero, meno di zero, cioè la stroccia, no? Che la stroccia sta lì, fa solo numero. Io all'inizio dissi, dottoressa, lei è l'unica che ha le palle qua in mezzo, tra tanti uomini, l'unica donna, ma mi sono dovuto ricredere pure su di lei. Quindi noi cittadini savianesi siamo avviliti, però non molliamo, io non mollo, ecco il gruppo Saviano non mollo. Io non mollo perché sono convinto che ci siano tante buone possibilità, tante eccellenze nel nostro paese, tanti giovani volenterosi, giovani, non questi giovani che stanno adesso all'amministrazione, che hanno preso il comune come una cosa propria o ereditata dai genitori o delle famiglie. Vogliamo gente che si impegni, che vada avanti, che ami Saviano, perché io se ho fatto Saviano non molle, se sono diretto è perché amo Saviano. Io, i miei figli stanno sistemati per i fatti loro, io non ho chiesto niente, non voglio niente, però amo il mio paese, lo amo veramente, e come lo amo io lo amate voi, lo ami tu, anche se non sei di Saviano, però sei acquisito da tanti anni. Ho 56 anni e sono sposato da 32 a Saviano. Quindi fa la differenza. Lo amiamo tutti, Saviano. 24 anni sono stato a Saviano, assumma, ma 32 sono stato a Saviano. Quindi noi amiamo Saviano, e quindi noi vogliamo che il nostro paese risorga, perché qua più di questo non mi fate ricere pure i patti. Al limite, al peggio non c'è limite, giusto? Io credo che questa situazione sia troppo stagnante. C'è un paese dove non si tiene il consiglio comunale, è uno schiaffo alla democrazia, è uno schiaffo ai cittadini, è uno schiaffo a una comunità, a tutti quanti. Quindi dobbiamo risolvere questi problemi. Le fogne le hanno incanalate, secondo me, in un posto sbagliato. Loro credevano di trovare le lagnole di una volta, invece sono state otturate perché ci hanno costruito sopra. Adesso dove le incanaleranno quelle foglie? Sono arrivate dove sta la circonvallazione, dove sta il vulcano, un'altra bella opera d'arte messa a Saviano, e non si sa dove vanno queste foglie. Dovrebbero andare nelle fogne preesistenti, ma sono tubi vecchi, pure io. Ma sono tubi piccoli, si allagherà ancora di più Saviano. Allora, prima di fare queste cose, ma ci pensa l'ufficio tecnico?
cioè l'ufficio. Vabbè, tecnico progetti che è un progetto, ma il progetto se è sbagliato va rivisto prima di fare i lavori. Non sono al corrente, ma credo che. Io credo che l'ufficio tecnico sia un cancro da estirpare, professor Viano. Quindi credo che è finito il tempo, no? Vorrei sì, andare avanti per tanto almeno. Lo so, sappiamo. Okay. Siamo andati oltre. Noi ringraziamo Gennaro che è stato nostro ospite, ringraziamo Federica che ci ha portato il caffè, ma ci ha portato il caffè proprio in un momento pieno e mi sono distratto. Federica, grazie, ringraziamo Vito, ci ha stupito veramente, ottimo, mi sto parlando, ma tengo un sapore di caffè che è eccezionale. Gennaro, alla prossima, sperando che lo scenario sia un po' più roseo di quello che abbiamo descritto oggi. Me lo auguro. Signori, alla prossima. Arrivederci.